Buongiorno, ed ora che combina Roberta? Buona primavera a tutti, anche se fa un freddo e qui a Roma non siamo proprio abituati al freddo. Oggi Roberta vi aveva promesso il polpo verace con i carciofi. Abbiamo listato un polpo di circa 700 grammi, l'abbiamo tagliato a pezzi, abbiamo pulito tre carciofi, li abbiamo tagliati sottili sottili, abbiamo preparato aglio, cipolla, filetto di acciughe, prezzemolo e mentuccia e metteremo anche un pochino di peperoncino. Abbiamo preso un wok, ho una padella, il wok in questo caso va bene. Qua nel frattempo sto preparando un ragù bianco per un'altra ricetta, ma questa è un'altra storia. Quindi mettiamo sul nostro wok e mettiamo la nostra base per il soffritto, l'aglio, la cipolla e l'acciuga. Un pochino di peperoncino, un po' piccante, mi piace, poi se qualcuno non lo vuole non lo mette. Bene, facciamo soffriggere. Intanto vediamo che cos'altro abbiamo preparato. Ecco qua, tre carciofi violetti che non sono molto grandi. Ciao Rosetta, ciao Giovanni, eccoci qua. Sono dei carciofi che abbiamo tagliati sottili, puliti per benino, facciamo soffriggere un po', andiamo a soffriggere, quasi siamo pronti. Ciao Mauro, ecco qua il nostro soffrittino di aglio, cipolla, aricetta, un po' di peperoncino e quasi pronto. Mettiamo i nostri carciofi, mandiamo a fiamma vivace, li facciamo belli rosolare. Questo è il nostro polpo. L'abbiamo lessato in acqua salata con sedano, carota e cipolla. Buongiorno Giuseppe, ciao da Roma. Quando la forchetta esce fuori, il polpo è pronto. L'abbiamo fatto a pezzi, non troppo piccoli, era un bel polpo di circa 700 grammi. Poi lo andremo a mettere insieme ai nostri carciofi. Nel frattempo abbiamo preparato il nostro piatto da portata dove metteremo il nostro polpo. C'è un po' di insalatina songino, una bella arancia e questa è una patata americana. Perché la patata americana? Roberta ha lessato una patata americana. Perché Roberta non mangia il pane. Però mangia il pane e non ha problemi. E quindi che succede? Siccome tutto il gusto del polpo andrà nel sughetto, non lo possiamo lasciare il piatto, la patata servirà a raccogliere tutto il sughetto del nostro polpo. Bene, procediamo con la ricetta. Eccoci. Benissimo. I nostri carciofi stanno rotolando. Poi abbiamo preparato del prezzemolo. Ciao Salvatore. E della lentuccia. Eccolo qua. Questa è la lentuccia. Profumatissima, con i carciofi si mette la lentuccia, almeno qui a Roma. Se non avete la lentuccia va benissimo anche solo il prezzemolo. Bene, i nostri carciofi stanno andando. Ok, controlliamo anche qui il nostro ragù. Profumatissimo anche questo, è un ragù bianco senza pomodoro, dopo vedremo cosa ci faremo, farò dei altri video ricetto per questo. Questo va piano piano. Ascoltate la musica è vita, stanno chiusi in casa ma non perdete la speranza, ne usciremo più forti di prima.
Roberta cosa cerca? Roberta cerca il sale, ogni tanto mi perdo qualcosa. Eccolo. Mettiamo un pochino di sale sui nostri carciofi senza eccedere. Eccoli qua. Bene, il wok si presta molto bene per questa ricetta. Ah, potete usare anche una padella. Ciao Chantal, grazie. Ciao Imma, ciao, salutando Chicago. Ecco qua. Grazie. Ok, siamo quasi. Ecco qui, ancora un pochino, facciamo risodare ancora un pochino perché il nostro polpo è già cotto, quindi non ha bisogno di molta cottura. Ciao Gerard! Che grande invenzione internet, chi ci avrebbe mai pensato quando eravamo piccoli? Io sono un po' vecchietta, vado per i 54, però non si finisce mai di imparare nella vita. Ciao Alberto, grazie, buona domenica e buon pranzo anche a te. Ecco qua, diamo un pochino di lentuccia. Posso dire che siamo quasi pronti. Ciao Ludovico! Ecco qua! Siamo pronti con il nostro polpo. Fiamma sempre vivace. Li facciamo rotolare per benino insieme ai carciofi. Come vedete, una volta che il polpo, la parte più lunga è far bollire il polpo. Se lo mettete qui, si fa da solo, mettete a bollire con sedano, carota e cipolla e un pochino di sale. Qua. Controlliamo anche il nostro ragù. Allora, poi sto preparando altre ricette. Con il ragù bianco faremo una lasagna con ragù bianco e carciofi e poi delle pappardelle al ragù bianco. Vedremo anche come si impasta la pasta, molto semplice. Frigola per benino. A questo punto metteremo un pochino di vino bianco. Prendiamo un po' di vino bianco. Pensate a non andare a poco nulla. Quando mettete il vino fate molta attenzione perché sulla fiamma potete prendere fuoco. Ok? Facciamo sfumare il vino, ci siamo quasi pronti. Ciao Emanuele, tutto bene? Eccoci, A cottura ultimata aggiungeremo delle olive nere, che si sposano benissimo con il nostro piatto. Eccole qua. Un vino di olive nere. E il nostro piatto sarà finito. Ci siamo. È un modo diverso di mangiare il polpo.
dobbiamo cercare di fare ricette nuove, mettiamo insieme le nostre verdure come i nostri prodotti. L'Italia è ricchissima di prodotti buoni, eccellenti. Questo è il periodo dei carciofi, quindi tra l'altro fanno molto bene, purificano il fegato, ottengono ferro. Ecco qua, siamo addirittura d'arrivo. Come si chiama questo piatto? Ma non ha un nome, me lo sono inventato io, quindi diciamo polpo verace con carciofi e olive nere, va bene così, o polpa alla Roberta, ok? A me piace inventare ricette nuove, la cucina è fantasia, per cui recupero, bisogna vedere quello che abbiamo e con quello cuciniamo. Ciao Mauro, buongiorno a te. Sì, ci provo a fare la primavera, però fa freddo. Pazienza, come si dice, Natale col sole e Pasqua col tizzone. Ciao Ludovico. Eccolo. E qua si è sfumato. Diciamo che i carciofi in particolare con il pesce si portano molto bene. Con le stancolle, con gli angoli. È una verdura che con il pesce va molto d'accordo. Poi faremo i carciofi alla romana. Faremo anche i carciofi alla giulia. Sono piatti tipici della nostra cucina. Per cui li useremo le mammole, i carciofi molto grandi. Grazie Manuel. Che bello poter comunicare. Ciao Rosanna. Ciao Rosanna, sto preparando un polpo di carciofi e due olivette. Oggi mi sacrifico, mangio così. Ecco. Vediamo un po' come prosegue qui il nostro ragù. Anche questo prosegue bene. Deve andare ancora per un bel po'. Ecco qua, strigola. Ecco qui. Benissimo, un po' di prezzemolo, ecco qua, direi che ci siamo, pronto. Possiamo spegnere, prendiamo il nostro piattino da portata che abbiamo già preparato con l'arancia, il songino e la nostra patata americana. Prendiamo le presine, non ci scocchiamo. Ok. Mi sono distratta, possiamo mettere adesso che va benissimo. Ecco qua.
Perfetto. Il piattino è pronto. Ecco qua ragazzi, stavolta buon appetito a me. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Spero vi sia stata gradita. È una ricetta che potete fare tranquillamente, salutare, non fa male. I prodotti della nostra terra, del nostro mare, e mangiamo italiano. Grazie a tutti, buona giornata e buona primavera a tutti quanti. Speriamo presto. Grazie di nuovo.